situazione non è partita, sappiamo il problema del controllo dei confini e c'è un problema di accettare o meno anche una nostra partecipazione all'interno dei confini libici. Cioè a livello pratico la collaborazione sulla sicurezza su quei confini che sono determinanti, ci sono novità su questo? La collaborazione da parte nostra sui confini a sud ci è stata richiesta e è di assoluto interesse. E abbiamo parlato di questo argomento, cercheremo il prima possibile di organizzare una missione di ricognizione. Siamo stati un po' vittima di fake news, credo, anche in Libia, e infatti abbiamo offerto ai libici anche il supporto alla formazione per la comunicazione strategica, perché devono essere anche loro in grado di contrastare le notizie che sono state date da alcuni gruppi che sono contrari a che il paese vada verso la stabilizzazione. Quindi sicuramente daremo il nostro supporto e sicuramente lo faremo nelle modalità con cui ci viene richiesto. Sulla operatività della missione Sofia, perché se non sbaglio c'è una base ultima che ancora non è attuata, c'è la possibilità per le navi di operare in acque libiche. Si è parlato di questo, c'è la difficoltà appunto perché manca la stabilità nel dialogo. No, in questa fase non ne abbiamo parlato, però ecco, l'ha detto lei, si è risposta da sola, è una fase che deve venire man mano che vengano rispettati alcuni requisiti e quindi speriamo di poterci arrivare, ci arriveremo, ma coi tempi dovuti. Affrettare non porta mai a stabilità. Maria Clara Mussa dice per now and professional. Ministro, noi sappiamo che la Francia ha a venire sulla Libia, l'Italia è vicino ai libici e ho detto oggi a Maitig che noi saremo vicino a loro, non davanti a loro, rispetteremo i loro tempi e cercheremo anche di aiutarli a non rimanere vittime delle ingerenze che possono venire dal di fuori. Beh, rafforzando sicuramente la capacità, lo ha detto anche il generale, e questo lo faremo il più possibile, donando equipaggiamento laddove l'equipaggiamento possa essere donato e non soggetto ad embargo, e credo che questo sia già molto importante. Noi dobbiamo far capire alle Nazioni Unite, laddove ci sono dei miglioramenti, che quei miglioramenti ci sono stati, quindi lavoriamo insieme alla Libia per portarli e condurli verso questo obiettivo. Altre domande? Prego. Andrea Cucco, Difesa Online. La politica che avete messo in atto è rivoluzionaria, in quanto fino agli ultimi anni questa inclusione non era stata concreta. Come è stata accolta? Com'è il rapporto con il generale Graziano, che bene o male è stato testimone di questa non inclusione per tanti domande anni? Solo in riferimento alla visita in Libia e in Tunisia, ma i rapporti del ministro e il capo stato maggiore della difesa? Che sono eccezionali. Sono eccezionali i rapporti con il capo stato maggiore della difesa. No, l'inclusività io credo che sia insita nel processo delle Nazioni Unite dall'inizio. Bisogna puntarci o non puntarci. Questo governo ci punta e cercheremo di essere coerenti con questo obiettivo.